Allora, ci siamo ripuliti un po', anche se ho sempre legno ovunque. Stavo nel bagno e sì che siamo in Italia, no? È il duro lavoro del liutaio. E iniziamo a fare shopping. Personal shopping. Lui è il mio personal shopper. E abbiamo bisogno di prendere diverse cosine per il nostro progetto. Dove andiamo? Pues sì, tenemos que ir a... Non vamos a Doman. Nos vamos algo grande. a Alemania. Qui già abbiamo messo alcune cositas che sappiamo che non ci vanno a fare falta. Abbiamo deciso di prendere un tremolo che non occupi troppo spazio, quindi che lasci vedere il legno del top. Ha le stesse misure del stop tail di una Gibson Les Paul, che vuol dire che in pratica usa le stesse due viti, e la cosa bella è che ti stanchi del tremolo, togli il tremolo e metti il stop tail, no? Sì, signore. Poi c'ha questo look un poco retro, è un tremolo che non occupa molto spazio e non sgusta, mucci, Tenemos la funda, che va a essere una tweed. con un tocco un po' elegante. Poquito dinero viene gastado. Il ponte, lui ha già montato questi ponti su diverse chitarre. Diciamo che la caratteristica di questo ponte sono queste rotelline qui. Diciamo che così la frizione tra la corda e il ponte è minima, no? È ridotto al minimo. Este es el clavije. Solo para que lo veáis, aquí tenéis la rosca que hace que se bloquee la cuerda. Dentro lleva un pequeño vástago. Cuando aprietas hacia la derecha, el vástago empuja contra la cuerda que va metida por el. De hecho, ahí, en ese agujerito que veis, o que veis desenfocado, cuando yo giro hacia la izquierda, se abre. Eso es para dejar pasar la cuerda. Cuando yo cierro, el vástago empuja y bloquea la cuerda. De esa forma, la guitarra no se va a desafinar. Parlando di corde, proveremo con spessore più o meno standard, un 10-52. 52 no es estándar. No? Es 48 Eres standard. muy bruto. Soy muy bruto. Un 52. No me ha parecido mal cuando lo has puesto, pero los estándares son 10.46. 10-46. 52 le da cuerpo. Sí. Vabbè. Como a nosotros, tenemos Adesso. cuerpo. Siamo gente di. De cuerpo. Esatto. Generosos. Queste corde che non le ho ancora provate, però mi avevano colpito perché sono delle corde fatte con tecnologia, con nanotecnologia, mi avevano detto, nella presentazione, quando hanno presentato queste nuove corde nel Winter NAMM di Los Angeles a gennaio 2017. E pare siano le più resistenti del mondo, cioè le hanno fatte provare a diversi chitarristi, a Petrucci, a gente che ha veramente maltrattato corde e chitarra per cercare di romperle e non ci sono riusciti, cioè sono molto resistenti. Jack è un classico tipo Fender Strat. Non so se vi ricordate, il jack andrà nella parte di dietro della chitarra, no? Che eso non lo sabíais. Sì, se veía en el dibujo. Sí, En el dibujo. pero Però non si accordava questo. eso. Prenderemo un classico stop tail. Useremo le due viti, queste qui, da mettere nel corpo. E terremo lo stop tail, diciamo di scorta, nel senso, come vi ho detto prima, se ci stanchiamo del tremolo, è molto semplice sostituire il tremolo Dusenberg con un classicissimo stop tail. Ci siamo imbattuti uno switch three-way a 6 posizioni. Pero cuidado, lo importante es que se instala en uno normal
de tres posiciones. Vale. Esto aquí lo que tiene es como una palanca de coche en el que tenemos tres en un lado y otras tres en el otro. Abbiamo preso il capotasto in graffite nera, abbiamo poi scelto i tasti e abbiamo preso questi Dunlop 6130 già tagliati, già più o meno a posto. Sono dei jumbo, no? Alla fine. Sì, sì. Sono uno jumbo low. Jumbo sono 269 di ancho, però sono un pochito más bajitos que los jumbo normales. Así le gusta al italiano. Non esageriamo. Abbiamo preso questi qui della Schaller, così non si staccherà mai la chitarra dalla tracolla, anche se faccio il giro con la chitarra come fanno sì, quelli. Sì, por lo menos non si te va a caer. Al batteria lo puedes dar todavía, eh? O sea, que... Il condensatore che sembra un po' al ritorno al futuro. Il deflusso. Il condensatore del flusso. Abbiamo preso questo cap orange drop che in pratica si mette al tono per fare in modo che assorba le frequenze. Il truss rod, cioè quell'anima di acciaio che si mette nel manico per fare in modo che se il manico si muove, doble action, giri con la rotellina in modo che il manico resta dritto come non mai. Tenemos los potenciómetros. Ah, los potenciómetros. Como este, TTS 500, dos. Due, uno per tono e l'altro per volume. E un'altra cosa che è stata ardua, la scelta dei knobs. Perché ardua? Perché ce ne sono tanti, tantissime possibilità di plastica, di metallo, di trasparente, di tutto, persino coi teschi, cosa che non avremmo mai fatto. A lui piaceva uno con i dadi, cioè, no? Alla fine abbiamo scelto questi della Schaller di metallo. L'idea è dargli un tocco un po' retro e faranno la loro porca figura però quedarán bien. Pues la verdad es que ha sido divertido. Hay muchísimas posibilidades. La idea es que nosotros hemos elegido productos top. ¿Por qué? Porque se lo merece. La madera que tenemos es madera top, gracias a nuestra amiga Marta. El diseño es top, porque es mío. Es mío. Claro. Y bueno, hemos elegido todos productos de gama alta. Porque sí, porque digamos esta es un poco la diferencia entre hacerse una guitarra y comprar una guitarra ya hecha. Es decir, cuando te haces una guitarra, cuando haces una guitarra con un maestro luthaio, evidentemente lo que quieres es calidad. Lo bueno es que en un site como Thomann pues encuentras de todo. Depende del presupuesto, depende de la cartera. Te puedes gastar mucho, te puedes gastar poco o una vía así en el medio. Nosotros hemos elegido la vía cara para variar porque queremos presumir de guitarra. Es una guitarra de boutique y como tal tiene que ir con lo mejor, y si no lo mejor, con lo más cercano a lo mejor. Thank you very much for your order. Le hemos dado un botón y ya ha salido esto fijo. Y andada, una cosa en mí. Ahora le toca seguir dando leña ahí a la guitarra. Y aquí no van a hacer falta muchas cosas para continuar, como el alma o ciertas cosas para tomar medidas. ¿Dónde vas sin alma? Pues sí. solo hay un sitio donde puedes ir sin alma. Al infierno.